Celebrare questa giornata significa rivivere una grande tragedia italiana, vissuta allo snodo del passaggio tra la Seconda Guerra Mondiale e l'inizio della Guerra Fredda. Un capitolo buio della storia nazionale e di quella internazionale. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo discorso ufficiale per celebrare la tragica ricorrenza, e tante sono state le iniziative organizzate anche in Abruzzo per celebrare il giorno del ricordo. E siamo in compagnia di Mario Diracca, Presidente dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, esule di Fiume, il giorno del ricordo, il 10 febbraio. Perché è una giornata così importante? È una giornata importante perché in questa data, e in termini internazionali, è stata ceduta le nostre terre alla Jugoslavia di quel tempo. E allora noi ricordiamo con dolore questo giorno in tutto il mondo degli esuli. Si commuove il presidente Diracca quando parla della sua terra di Fiume, terra custodita in un piccolo astuccio. Diracca, in mano il ricordo della sua terra, sì. È sempre un legame molto forte. Molto forte, sì. E qui abbiamo la terra di Fiume. Questa è la mia terra, è la terra di Fiume, e devo dire che è carissima per me e per la mia famiglia, che ci ricorda con dolore tutto quello che abbiamo subito e quello che abbiamo abbandonato, perché nella nostra famiglia abbiamo avuto anche diverse situazioni tragiche. Per esempio mia nonna, la mamma di mia madre, che era nata a Lipa e aveva i parenti a Lipa, tutto il paese è stato bruciato dentro una chiesa, compresi tutti i suoi parenti. Poi abbiamo avuto anche tanti nostri amici che sono stati purtroppo di notte prelevati e infoibati dai comunisti ditini. Con l'istituzione del giorno del ricordo, ha aggiunto infine il presidente Mario Diracca, l'Italia ha finalmente avuto il coraggio di guardare allo specchio se stessa. Questa giornata serve a tenere viva la memoria di una delle più grandi tragedie che si sono avute a casa nostra, con migliaia di morti gettati nell'oblio.